3 settembre, San Gregorio Magno. San Gregorio Magno nacque a Roma intorno al 540 da una ricca famiglia patrizia. Studiò lettere e poi diritto e appena trentenne, nel 572, fu nominato prefetto della città, la più alta carica civile a Roma. Si guadagnò subito la stima delle autorità imperiali e di tutti i romani, che presero a designarlo come il console di Dio. Fu un devoto ammiratore e biografo di San Benedetto da Norcia, tanto che alla morte del padre, dopo che sua madre Silvia si ritirò in monastero, seguendo le gesta di Benedetto, si fece monaco, rinunciando all'altissima carica pubblica, trasformando i suoi possedimenti in monasteri dedicati all'assistenza dei più bisognosi, anche nella propria abitazione, sul Colle Celio, abitandoci fino alla nomina di diacono di Roma. In questa sua vita cenobitica si dedicò molto intensamente alla contemplazione dei misteri di Dio e nella lettura della Bibbia. Papa Pelagio II nel 578 lo mandò come suo rappresentante presso l'imperatore d'Oriente e nel 585 lo richiamò per farlo suo consigliere personale. Nel 589, alla morte di Pelagio II, stroncato dall'epidemia di peste scoppiata a Roma, Gregorio all'unanimità fu acclamato papa. Esercitò il suo governo attraverso vicari apostolici, in un periodo segnato da continui conflitti tra i Longobardi e l'esarcato bizantino. Il suo pontificato fu un annuncio ininterrotto del Vangelo di Gesù, che leggeva attraverso tutte le scritture e in comunione profonda con l'assemblea dei fedeli. Quasi 1000 lettere e altrettante omelie al popolo documentano la sua attività nel riorganizzare la liturgia romana. A tal proposito, introdusse una modalità di canto tipicamente liturgico e rituale che prese da lui il nome gregoriano. Scrisse numerose opere di vario genere, come La vita e l'opera dei vescovi e i commenti alla Bibbia. Morì il 12 marzo del 604 e fu sepolto nella Basilica di San Pietro ed è considerato l'ultimo dei quattro grandi dottori dell'Occidente.